bentornati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Oggi sono in versione elettrica e gravel perché sto provando la nuova Guerciotti Brera Ion, ovvero la e-gravel dell'azienda milanese Guerciotti. Oggi vado proprio a scegliere l'itineraglio migliore del mondo per una gravel elettrica, ovvero andrò a fare quelli che sono i laghi di Cancano, quindi salirò prima lunga salita su asfalto molto pedalabile, dopodiché tutto un pezzo in fuoristrada battuto, il paradiso per le gravel. Il fulcro della Brera è il motore Polini EP3 Plus GP, quello più potente, 250 watt nominali, 600 watt di picco e una coppia massima da 80 Nm. Batteria da 500 watt-ora. Il giro che vado a fare oggi, che è il classicissimo giro di laghi di Cancano, il giro perfetto per una e-gravel, proprio perché è uno di quei giri che ti permette di divertirti, fare un po' di chilometri, non tutti tranquillità, che con una e-gravel è proprio l'obiettivo, perché l'obiettivo delle gravel secondo me non è quello di andare forte, ma è quello di andare un po' alla scoperta del mondo, di andare alla scoperta di quello che è il territorio, facendo dei giri tranquilli, utilizzando la bicicletta proprio come un mezzo di spostamento e di scoperta. E la Guerciotti Brera Ion è proprio quella bicicletta pensata per questo utilizzo, ovvero quello di andare piano e lontano. Non a caso ha un sacco di attacchi per le borse, anche perché è pensata per fare un po' di viaggi. Saltando in sella, quello che noto è che questa che sto provando io è una taglia M e come dimensioni è abbastanza lunga. Secondo me rende piuttosto lunga questa bicicletta è il fatto che c'è un attacco da 110 mm, molto lungo, quasi stradistico, e anche il reggisella, che ha una forma a goccia, ha una curva che arretra la sella e quindi tende ad aprire la bicicletta. Sono due cose tendenzialmente che si vedono molto sulle biciclette da strada, un po' meno su quello che è il mondo del gravel e dell'off-road. Prima salita su asfalto fatta, andiamo un po' a vedere com'è la Brera Ion di Guerciotti. Ha una struttura nella forma abbastanza da bicicletta da strada, ci sono delle caratteristiche che la rendono molto stradale, soprattutto quello che è il carro basso e compatto, quindi rigido, così come quello che è la forcella, che la vedete bella spessa, bella anche larga, come il reggisella che è a forma di goccia. Sono tutte delle situazioni che rendono la bicicletta molto rigida, molto scattante, con un feeling molto stradistico. Anche quello che è la zona sterzo, lo vedete, è tutto fatto per essere bello da vedere, esteticamente molto bello e anche molto filante dal punto di vista del design. La motorizzazione, come abbiamo già detto, è Polini EP3 Plus, quindi il motore specifico per quello che sono le biciclette gravel e da strada, con 500 watt ora di batteria, un motore che spinge veramente tanto. Come vedete qui sulla Brera ci sono un sacco di punti di aggancio per quelli che sono portapacchi e borse, perché questa bicicletta è pensata proprio per andare a fare bikepacking. Il gruppo è lo Shimano GRX a 11 velocità, quindi specifico da gravel, cosa che si vede molto bene su quelle che sono le leve, che sono molto ergonomiche e si riesce a frenare anche dall'alto. Una delle cose per cui mi piace molto sulle biciclette da gravel avere lo Shimano GRX è proprio l'ergonomia delle leve, che anche in presa alta permettono di frenare veramente tanto tanto bene. E quindi anche per chi non è abituato a utilizzare la presa bassa dei manubri di una parte della strada, facilita tantissimo le cose, anche perché con
la presa alta si ha molta più sicurezza psicologica. Poi in realtà in presa bassa chi è abituato riesce a guidare molto meglio la bicicletta. È proprio una delle differenze grosse che si notano quando si va in gravel tra chi arriva dalla mountain bike e chi arriva dalla strada. Chi arriva dalla strada tendenzialmente sta tantissimo in presa bassa, mentre chi arriva dalla mountain tende a stare molto più in presa alta. Infatti io, arrivando prettamente dalla mountain bike, sto tantissimo in presa alta. E avrei messo un reggisella dritto e un attacco manubrio magari da 90, in modo da compattare tutto, perché secondo me nel mondo gravel di questo tipo qua, molto rilassato, avere una posizione un po' più raccolta, un po' più alta, permette di stare più comodi per più tempo. Secondo me quello che è il terreno ideale per questa Golciotti Brera a Ion è questo tipo di serrato, quindi strade bianche oppure sentieri molto molto battuti e molto lisci, perché è quella bicicletta perfetta per fare lunghe escursioni, per fare anche viaggi, per affrontare degli serrati semplici, ma invece con il fatto che sia molto rigida sia sul posteriore sia sull'anteriore, e anche quello che sia di reggisella non sia fatto per assorbire l'asperità del terreno, dona tantissima scorrevolezza e anche velocità quando si va sul terreno liscio e sull'asfalto, ma nel fuoristrada invece richiede una buona dose di controllo, proprio perché bisogna andare a mitigare la rigidità del telaio e della forcella. Quindi sicuramente un ottimo mezzo per alternare asfalto e fuoristrada leggero, tranquillo come questo, ma quando invece bisogna andare ad affrontare degli sterrati più impegnativi, quasi al limite della mountain bike, sicuramente la rigidità del telaio fa sì che si serva una ottima capacità di guida e di scelta delle linee per guidarla al meglio. Perché è una bicicletta pensata per l'utilizzo rilassato, l'ho allestita con sia la borsa da manubrio orizzontale di Zephyr, che è la Adventure T1, sia il borsello dove ho messo una camera d'aria e il multitool che fa sempre comodo, ma soprattutto ho messo sia la luce posteriore, che è importante per farsi vedere, ma anche una bella luce anteriore super potente da 1500 lumen, che perché fa sempre comodo, perché con il gravel si sa quando iniziano i giri ma non si sa quando finiscono, e quindi ecco qua una bella luce da 1500 watt. Inoltre c'è da dire che con la batteria da 500 watt ora, un peso della bicicletta che è di circa 16,5 kg, quindi non pesantissima, anche il consumo è relativo. Se si utilizzano le mappature più basse e quelle che sono le impostazioni di assistenza, diciamo eco, si riescono a fare veramente tanti tanti chilometri. Polini parla addirittura di 250 km. Io, quando l'ho provato al suo tempo, avevo fatto 70 km e non avevo consumato neanche metà della batteria, quindi quei 200 km sono piuttosto veritieri. È proprio in queste situazioni qui che, secondo me, non è a suo completo agio come bicicletta. E qua vado giù. Quindi ottima su quello che sono i percorsi molto scorrevoli, appena si incontra qualcosa di un po' più tecnico, il fatto che sia anche abbastanza pesante da guidare, ma anche che abbia un telaio rigido, fa sì che non sia proprio la più semplice da controllare. Bisogna avere delle buone doti di guida per gestire questa bicicletta. Parlavamo di rigidità del telaio, ma il fatto che sia in carbonio permette di andare invece a smorzare un po' quelle che sono le vibrazioni che arrivano dal terreno. Quindi una delle cose che apprezzo di più del motore Polini e per i 3 Plus, che avevo già sentito quando l'ho testato, è che quando si va fuori motore praticamente non ha drag, si riesce a pedalare veramente molto molto facilmente, come se si fosse su una bicicletta tradizionale. E questa cosa su questa tipologia di bicicletta, le gravel e anche le
biciclette elettriche da strada permette veramente di allungare tantissimo il range che si riesce a fare, perché naturalmente su asfalto si riesce a pedalare molto facilmente sopra i 25 km/h, ma anche qui per esempio sto andando a circa 30 km/h e riesco a pedalare super facile. Non sento quella che è la pedalata frenata dagli ingranaggi del motore, e quindi questa cosa è molto importante e permette proprio di andare a fare delle lunghe uscite risparmiando molto di più sia se stessi, perché se si va sopra i 25 km/h si riesce a pedalare senza nessunissimo problema, ma anche la batteria, perché non bisogna per forza sempre stare sotto i 25 km/h che con il motore che spinge sempre. Una bicicletta come questa, come la Guerciotti Brera Aion, non è quella bici che ti permette di fare follie in alta montagna, di fare le discese più difficili, più scatenate, per andare il più forte possibile, perché qui è vero che il motore si spinge molto bene sopra i 25 km/h, però quando si è in asfalto chiusi dentro in carena comunque c'è da spingere 16,5 kg di bicicletta, quindi anche quello fa fatica. È una bicicletta per fare le cose con calma, è veramente l'apoteosi del ciclismo rilassato. Che se voglio fare un giro di scoperta, un giro turistico come quello che ho fatto io oggi, che si voglia andare al lavoro ogni mattina, una e-bike gravel può essere veramente la scelta ideale. Questa, devo dire, è una ottima via di mezzo, soprattutto per fare un po' strada, un po' strade bianche, un po' sentieri facili. È proprio quella la sua indirizzo d'uso, un indirizzo d'uso versatile, massima versatilità ma con tanta calma. Le ruote mi hanno stupito perché sono Ursus con cerchio in alluminio, ma sono un po' più morbide di quello che me l'aspettassi, sono un po' più comode, pensavo fossero più gnocche, più dure proprio perché sono in alluminio, in realtà no, sono abbastanza, assorbono abbastanza bene, quindi aumentano un po' il comfort. In salita il motore Polini anche qua sull'off-road dà veramente una bella bella mano, anzi è veramente potente. Cosa però che devo dire è che anche qui, che come vedete siamo su brecciolino abbastanza grosso, molto smossa, non tende a far slittare la ruota posteriore, che è una cosa molto importante. Io adesso monto dei copertoni che sono i Challenge, quindi fatti in Italia, sono i Gravel Grinder con una larghezza 42, quindi non super larghi, e anche con un battistrada votato più per la scorrevolezza piuttosto che per il grip, ma devo dire che anche in questi frangenti riesco a salire senza grossi problemi, non devo andare a mettermi in punta di sella per tenere il posteriore giù, quindi devo dire che si sta comportando molto molto bene, si riesce a salire con tranquillità e rilassatezza. Direi che rilassatezza è la parola d'ordine di questa Guerciotti Brera Aion. Interessante come praticamente questa bicicletta è al 99% italiana, giusto se togliamo quello che è il gruppo, quindi lo Shimano GRX, comodissimo soprattutto perché si riescono a prendere bene i freni in presa alta, tutto il resto è italiano, quindi un plus in più che fa sempre piacere vedere una marca italiana come Guerciotti che monta motori Polini, quindi italiano, ruote Ursus italiane e gomme Challenge, anche queste italiane, così come selle San Marco. Quindi veramente molto interessante, 500 watt ora di batteria in un utilizzo eco estremo, si riescono a fare veramente tanti chilometri, quasi 200, ma in un utilizzo come quello di oggi nessun problema a fare una cinquantina di chilometri, anzi rientro con circa il 20% di batterie e l'ho utilizzata nell'impostazione più media che c'è, quindi Polini con mappatura Dynamic e impostazione 3. Molto molto comodo e molto molto bello raffinato quello che è il display di Polini, che si
gestisce tutto con questi due pulsanti che, se premuti insieme, cambiano le schermate, mentre uno alla volta vanno a alzare e abbassare quelli che sono i livelli di assistenza. Molto chiaro, anche qua, come vedete, in pieno sole si riesce a leggere molto molto bene, quindi devo dire che questo nuovo display di Polini è forse il miglioramento più grosso che ho visto da quando ho provato l'EP3 Plus l'altra volta. Cosa dire quindi in conclusione della Guerciotti Brera? È la medioman delle biciclette, perfetta per fare tutto con rilassatezza, senza stress e divertendosi, e soprattutto andando a cercare dei panorami come questi.